Ciao a tutti, siamo in diretta da Monza, il banchetto Movimento 5 Stelle di Monza per il Votacy Day 20 e 21 settembre, referendum per la riduzione del numero dei parlamentari. Allora, i nostri amici qua di Monza hanno fatto il banchetto già da questa mattina, adesso il primo pomeriggio c'è poco movimento, ma tutta mattina c'è stata veramente molta gente che è passata, che ha chiesto informazioni, c'è stato un buono scambio di opinioni, insomma, con la gente che era qui in centro a Monza. Allora, io voglio chiedere a Pietro, che è uno dei nostri attivisti qua di Monza, qual è la sua opinione su questo referendum, quali sono le sue idee in merito, insomma. Diciamo che questo referendum, il sì alla riduzione dei parlamentari, è nelle idee del movimento già almeno da quando sono entrato io, quindi ridurre i parlamentari sicuramente ci avvicina a paesi europei più evoluti, forse democraticamente, come l'Inghilterra, la Germania, quindi, e poi probabilmente anche i rapporti tra senatori e onorevoli saranno magari più agili, le leggi più veloci, ci sarà sicuramente un risparmio da parte dello Stato, quindi secondo me non si vede il motivo per non votare sì. Ecco, benissimo, perfetto, grazie Pietro. Io chiamo Roberto, un altro nostro attivista storico qua di Monza, e mi aggancio a quello che diceva Pietro prima per confermarvi che effettivamente ci allineiamo agli standard europei per il numero dei parlamentari. Adesso sta passando un'ambulanza, ma penso che ci sentirete comunque. Se no, aspettiamo un attimo, non c'è fretta. Vi dicevo, ci allineiamo con il numero dei parlamentari delle altre nazioni europee, perché facendo un confronto corretto tra parlamentari elettivi, cioè eletti direttamente dai cittadini, noi avevamo un numero sproporzionato. Basta pensare che la Germania, che è la nazione che ha più parlamentari elettivi, si ferma a 700, noi arriviamo a 945. Quindi questo è un taglio che ci permette davvero di allinearci agli standard europei. Roberto, tu sei qui da questa mattina, qual è la reazione della gente? Innanzitutto, la gente sa che c'è questo referendum e come è orientata? Ma direi che a Monza c'è una certa consapevolezza del referendum e orientativamente sono già molti i sì che raccogliamo. E ovviamente ci sono alcuni polemici, alcuni che dicono che sanno già la sicurezza del no come vincente, ma ciò non toglie che la nostra campagna sembra che sia abbastanza positiva e i sì sono parecchi. Perfetto, è un'iniziativa che è trasversale anche, insomma, tra simpatizzanti dei vari partiti, perché raccoglie molti consensi, almeno da quello che stiamo verificando in questa giornata. C'è qui con noi anche Marco Fumagalli, vieni Marco, il nostro portavoce in Regione Lombardia. Senti, in Regione questa cosa come la vedono? So che non tocca direttamente ovviamente i consiglieri regionali, ma immagino che ci sia dibattito anche con le altre forze politiche. Qual è la tua percezione, insomma, di questa faccenda a livello regionale? Ma ovviamente la casta, lo sappiamo bene, ha un atteggiamento conservatore e cerca di mantenere tutti i posti che ci sono al Senato e alla Camera dei Deputati. Quindi dalla parte della maggioranza, Lega e Forza Italia, Lega soprattutto dice sì, che è favorevole al referendum, ma in realtà tutti i consiglieri regionali e anche gli onorevoli del nostro territorio si sono espressi praticamente a titolo personale per il no. Quindi è evidente che c'è una fortissima resistenza sia da parte di Forza Italia che della Lega a questo tipo di referendum. Ovviamente noi del Movimento 5 Stelle invece siamo schierati tutti per il sì, perché è anche un fatto, come possiamo dire, di progresso della democrazia. 945 parlamentari ce li abbiamo dal 1963 e nel frattempo sono nate le regioni. In Regione Lombardia abbiamo 80 consiglieri, il globale dei consiglieri regionali d'Italia sono quasi 900, e quindi non è che nel frattempo la democrazia ci ha perso, si sono sommati a quelli che già erano i deputati e senatori anche i consiglieri regionali, quindi la rappresentanza c'è, esiste, e ora anche di ridurre quello che è la consistenza dei parlamentari per cercare di migliorare quella che è l'attività del Parlamento, che sappiamo essere troppo spesso lenta, burocratizzata e che non porta poi gli interessi dei cittadini. Grazie Marco, rimani qua con me.
Io aggiungo anche che questa riduzione porta anche a un'efficienza maggiore del Parlamento. Pensate a quanti atti, interrogazioni, mozioni, emendamenti, sono migliaia e migliaia che vengono prodotti ogni anno, il che sarebbe anche positivo se venissero poi come dire, studiati, valutati, votati dal Parlamento. In realtà sono tutti atti che rimangono nel cassetto, sono lettera morta e vengono prodotti per motivi che non sono quelli legati all'essere approvati o meno. Allora, tutta questa ridondanza di lavoro all'interno del Parlamento è un ostacolo per un funzionamento veramente efficiente delle istituzioni. Con la riduzione del numero dei parlamentari si andrà anche a ridurre molto questo, e da qui nascerà quindi un'attività molto più snella, molto più efficiente e più moderna. Marco, vuoi chiudere con un appello ai cittadini? No, intanto volevo aggiungere due parole a quello che dicevi tu, perché quelli che adesso si schierano per il no, poi all'ultimo momento, perché non è che l'hanno detto a suo tempo, adesso improvvisamente sono per il no, quando poi dopo comandano loro, come per esempio in Regione Lombardia, non è che, come dice Gianmarco, quando noi facciamo l'interrogazione le proposte di legge vanno ad essere discusse. No, assolutamente hanno un atteggiamento che quello che arriva dall'opposizione praticamente non viene preso in considerazione. Noi pensiamo che in Parlamento solo l'1% delle proposte di legge che arrivano dai gruppi parlamentari diventano poi dopo legge. Praticamente sono sempre i governi che sottopongono all'attenzione del Parlamento le leggi da approvare. Quindi nel corso degli anni si è svilito effettivamente quello che sono il ruolo delle assemblee elettive. Con questo referendum c'è la possibilità di aggiornare quello che è il loro ruolo in un termine di efficientamento, ma anche di rilancio, perché meno parlamentari significherà che dovremo cercare di mandare i migliori parlamentari, perché diminuendo il numero dovremo aumentare la qualità. Io penso che effettivamente questa sia la strada, quindi invito tutti i cittadini ad andare a votare, innanzitutto a votare evidentemente per il sì, perché con il sì è l'inizio del cambiamento. Se invece vincerà il no, tutto rimarrà come prima e probabilmente aumenterà l'astensione e i partiti potranno dire di aver vinto e continuerà con la partitocrazia e lo strapotere dei poteri forti. Bravissimo Marco, sono assolutamente d'accordo con te. È una questione di qualità dei parlamentari e non tanto di quantità, e soprattutto è una questione di dare un segnale di vicinanza ai cittadini. Per tanto tempo la politica ha chiesto sacrifici ai cittadini anche per le situazioni contingenti che stiamo vivendo in questo momento. È giusto che adesso le persone vedano che il Parlamento è in grado di applicare su se stesse dei sacrifici, è in grado di percepire i sentimenti delle persone, la volontà delle persone e applicare su se stesse dei sacrifici. Un gesto di sobrietà importante, tagliare il numero dei parlamentari e allinearci ai numeri europei ed essere più efficienti. È arrivato proprio in questo momento un altro nostro storico attivista, Nuccio. Direi di entrare, vieni Nuccio, proprio al volissimo. Senti Nuccio, vieni un po' più in qua così ti vedono meglio. Io ti voglio chiedere un po' qual è il sentimento, tu conosci tante persone, no? Parli con tante persone, qual è un po' il sentimento della gente su questo referendum? Ma io penso che la stragrande maggioranza delle persone che non hanno voluto fare la fatica di aggiornarsi pensano già subito al fatto che è giusto che sia tagliato il numero solo per una questione economica, amministrativa. Io invece ho puntato su quella frase di Einaudi che è diventata ricorrente. Il Parlamento è un luogo dove si fanno le leggi. Più c'è gente e più confusione si crea. Infatti, se avete provato a sentire, vedere quanti emendamenti per ogni legge per portare poi il governo a ricorrere alla fiducia. Meno gente c'è, con idee più chiare in Parlamento, più le leggi saranno semplificate e più il cittadino potrà godere di tutti quei vantaggi che le leggi solo possono consentire loro. Quindi io invito fermamente la gente a considerare l'aspetto organizzativo del Parlamento, dove non, sperando che almeno si riesca una volta per tutte a convincere tutti i partiti a rifare questa legge elettorale. Basta Porcellum, basta Rosatellum, noi vogliamo una legge elettorale dove il candidato sia un'emanazione del cittadino. L'elettorato attivo è quello che sceglie l'elettore, il rappresentante, e quindi questo rappresentante dovrà per forza guadagnarsi la fiducia, ed è giusto che sia così in tutti i paesi democratici, cosa che in Italia ancora vedo che si stenta a fare. Io sono per il sì, fermamente convinto che il sì possa dare una svolta a questo governo e a questa nazione, che ha bisogno di cose serie, concrete e gente meritocratica, dove
chi è veramente capace di rappresentare il nostro cittadino abbia le idee chiare e sia garante di quello che ha promesso nelle proprie campagne elettorali. Bravissimo Nuccio, tu hai toccato il tema della legge elettorale che è importantissimo, è quello delle preferenze. Per avere una rappresentanza di qualità all'interno del Parlamento, oltre ad avere un numero minore, quindi persone più visibili, più autorevoli, più presenti e più sotto i riflettori, serve anche reintrodurre le preferenze nella legge elettorale. Noi come Movimento 5 Stelle ci stiamo già battendo perché questo avvenga. Perché è importante avere le preferenze al posto degli elenco dei nominati? Perché se tu hai dei nominati in Parlamento, sono persone che sono lì grazie al fatto che il capo del partito le ha messe lì. E quindi saranno persone orientate per un debito di fiducia, di riconoscenza, ad alimentare un fare gli interessi, a fare gli interessi del partito, del capo del partito, anche in un'ottica futura, perché se poi tu vuoi ritornare in Parlamento devi dimostrarti fedele al partito. Reintroducendo le preferenze non c'è più questo vincolo così stretto tra gli eletti e il capo di partito, ci sarà un vincolo molto più stretto tra gli eletti e i cittadini che hanno scritto sulla scheda elettorale il nome della persona di cui si fidavano, e quindi saranno persone più orientate, più portate a fare gli interessi del cittadino, a essere più orientate agli interessi del territorio che rappresentano, e quindi è davvero una battaglia molto importante per noi. Tra l'altro è una battaglia storica del movimento, perché il primo V-Day del 2007, ricordiamolo, era proprio contro il Parlamento dei nominati e per il ritorno delle preferenze. Quindi dopo 13 anni è un cerchio che si chiude, speriamo davvero di portare a casa anche questa vittoria, oltre alla riduzione del numero dei parlamentari. Io vi ringrazio, da Monza per il momento è tutto, ci sentiamo più avanti dalle prossime tappe. Ciao! Buon voto a tutti! Ciao!